Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati in questo nuovissimo video. Io sono Giulia e oggi sono in una postazione un po' diversa. Sono infatti in camera mia. Per chi mi segue dagli albori riconoscerà questa stanza. Qui ho girato Cecità, il famosissimo Cecità. Ma perché sono qui? Sono qui perché oggi vi farò un video molto speciale. Vi vorrei infatti far vedere la mia libreria digitale e spiegare come si può fare con Excel un elenco del genere. Spero che vada tutto bene perché ho dovuto rigirare questo video in quanto non funzionava OBS. Vedremo cosa succederà a questo giro. E nulla, io vi lascio il mio elenco. Ok, allora, questa è la mia libreria. E la mia libreria è abbastanza lunga, ha vari criteri che vedrete e ha una cosa molto importante che mi serve spesso anche per i video, ovvero i filtri. Cosa vuol dire? Che se per esempio io voglio vedere tutti quanti i miei libri ad Elfi, mi basterà andare qui, selezionare ad Elfi e avrò tutti quanti i miei libri ad Elfi. Incredibile, no? Un'altra cosa molto interessante è che se per esempio io avessi letto Alice nel Paese delle Meraviglie a marzo e quindi volessi scrivere la data, a parte che mi basta fare così e già me la scrive e successivamente si tramuta in letto. Ma ora vi farò vedere come potete farlo anche voi. Allora, vi basterà intanto aprire un nuovo file di Excel. Ora, vi spiego un attimino come settarla. La prima riga la lasciamo sempre libera. La seconda sarà quella del titolo, quindi la faccio più grossa. La terza la lasciamo libera perché di base mi piace sempre lasciare degli spazi. La quarta è quella dei criteri, per cui la vogliamo comunque alta. Possiamo anche alzare a maggior ragione la 2. Tra l'altro mettiamo, allora per selezionare, voglio mettere tutto quanto al carattere 12, per selezionare tutta quanta la griglia vi basta fare così e aumentare, semplicemente così. La 5 sarà quello dei filtri, quindi lo mettiamo un po' più basso. E per il resto saranno tutti quanti libri. Quindi, cominciamo un attimino con lo scrivere i criteri. Iniziamo con i numeri. Allora, la fila dei criteri la voglio scrivere in grassetto, quindi cosa faccio? Evidenzio la riga e faccio G, semplicemente. Qua voglio scrivere i numeri, quindi 1, 2, 3 dei libri. Cosa faccio però? Li voglio mettere in senso verticale, quindi faccio semplicemente così. Ora vi consiglio di mettere tutte quante le righe in generale, cioè in generale questi qua dei criteri, al centro e al centro, semplicemente. Dopodiché, quindi numeri così. Ora per numeri si deve fare un attimino una cosa, ovvero praticamente si deve selezionare la colonna e mettere qua numeri. E ora cosa succederà? Che voi metterete per esempio 1 e vi metterete decimali. Cosa fate? Semplicemente andate qua. Fate così e non ve li metterà più, perché sennò i numeri vi fanno una cosa un po' strana, quindi ok. I numeri li voglio mettere al centro, quindi faccio semplicemente così. Poi metteremo la griglia e metteremo i bordi e vi farò vedere. Dopodiché qui il titolo, quindi lo vado ad allargare, autore. Per quanto riguarda il numero di pagine e l'anno, vale la stessa cosa perché del numero. Ora, qua ci sono due cose molto particolari, ovvero genere e chiave. In che senso? Genere metto semplicemente classico, epistolare, narrativa, contemporaneo, eccetera, eccetera. Chiave metto la parola chiave, per esempio, che ne so, amore, famiglia, amicizia, non lo so, qualsiasi cosa. E solitamente lo aggiungo dopo che ho letto il libro. Nazione, in quanto se per esempio mi serve, che ne so, quando ho fatto il video, questa cosa mi agevola molto anche con i video, per esempio quando ho fatto il video della letteratura inglese, sono venuta qui e ho cercato Nazione, Inghilterra, che libri ci sono? Andiamo a cercare. Prezzo. Ora, con prezzo dobbiamo fare una cosa particolare, ovvero semplicemente dobbiamo mettere tutta quanta la cartella come contabilità. Così quando ne scriveremo per esempio 10, metterò direttamente in euro. Per quanto riguarda la valutazione, vi metterò in descrizione cosa uso io, ovvero praticamente queste stelline. Semplicemente le copio e le incollo, quindi ve le copierò e incollerò nella descrizione. Per la data fine il discorso è anche qui particolare, in quanto dobbiamo evidenziare la colonna e metterla come andiamo in altri formati numeri e facciamo data. Qui possiamo scegliere la data che più ci piace. Io non mi interessa sapere il giorno in cui ho finito il libro e quindi semplicemente seleziono marzo 12 in questo modo. Per cui nel momento in cui io scriverò 3.21 mi metterà direttamente marzo 21. E qua stato. Stato è appunto letto, non letto, che anche questo è utile per rendersi conto di quanti libri ancora dobbiamo leggere e di quanti libri non dobbiamo più comprare perché ne abbiamo già troppi a casa.
Qui possiamo iniziare un attimino a sistemare, quindi mettiamo i bordi, come facciamo da qua sopra, mettiamo bordi esterni e anche qui evidenziamo tutto e facciamo bordi esterni spessi. Io i bordi ce l'ho anche qua fuori, però comunque ho preferito fare così. Evidenziamo tutto e facciamo un'iscellina al centro, aumentiamo il carattere e possiamo tranquillamente scrivere libreria Giulia. E ok, qui appunto facciamo tutti quanti i bordi. Dovete fare in realtà non solamente tutti i bordi esterni, ma tutti i bordi proprio. E quindi semplicemente evidenziamo tutto quanto e facciamo di un giallo magari più chiaro. E qua i numeri. I numeri come dovete fare? Semplicemente una volta che fate tipo i primi due numeri, 1, 2, tot, ok? Qua dovete sempre stare attenti a selezionare tutta quanta la riga quando fate l'impostazione, perché qua faccio 3 e mi si lascia 3. Cosa fate? Decidete quindi il colore. Io per esempio lì l'ho messo azzurro e qua lo metterò semplicemente giallo più chiaro. Mettete tutti i bordi e poi cosa fate? Selezionate e l'intelligenza di Excel vi riempirà automaticamente tutte quante le caselle con i numeri. Quindi non dovrete stare man mano a scrivere tutti quanti i numeri, che è comunque una cosa molto seccante. Vi consiglio di aggiungere i filtri, quindi semplicemente qui mettete ordine, filtra, filtro. E mettete anche qui i bordi perché comunque sono utili. Ora, proviamo a fare un libro tranquillamente. Quindi ora semplicemente metterò a mezzo schermo e copierò un libro. Ora per esempio, non lo so, facciamo cecità. Un'altra cosa importante è l'impostazione dell'invio. L'invio è fondamentale. Andate su File, andate su Opzioni, Impostazioni avanzate e fate Direzione a destra. Così quando dovete cliccare invio va a destra e non va sotto, e quindi non lo dovete fare manualmente. Arriviamo qui, arriviamo alla data di fine. Io scrivo agosto 20 e poi qui stato dovrei scrivere letto. Ora si può automatizzare questo passaggio. In che senso? Faccio un attimo una cosa e ve lo faccio vedere. A differenza di cecità, io il Conte di Montecristo non l'ho ancora letto, quindi non c'è nulla ancora in data fine. Cosa succede? Noi possiamo utilizzare una formula. Cosa vuol dire? Se voi andate in letto, non c'è scritto letto, c'è scritto questa formula, che ora io andrò a ricopiare e a spiegarvi. Andiamo su stato e ricopiamo questa formula, ma ora ve la spiego perché non è giusta. Ora noi dobbiamo considerare L6. Ok. Quindi, cosa ci dice questa formula? È importante perché si deve imparare la sintassi di Excel. Potete semplicemente prendervela, io ve la ricopierò sotto, comunque dovete adattarla un attimino alle vostre caselle, però è così. Uguale il simbolo della formula. Se, quindi, c'è una condizionale, apri parentesi, la casella della data di fine è diversa, perché questo vuol dire diverso, da nulla, perché qua ci sono due virgolette con all'interno nulla, quindi se c'è qualcosa deve essere scritto letto. Se non c'è niente, ci deve essere scritto non letto. Questo cosa mi permette? Che nel momento in cui io faccio copia, qua non ci sarà scritto letto, non mi copierà letto, mi copierà la formula. Quindi io per esempio lo incollo qui, CTRL V, mi darà non letto automaticamente. Perché? Perché guardate il caso, nella colonna L non ci sarà niente. Tra l'altro io vorrei anche dei colori, quindi ho levato quello perché si deve fare direttamente qua. Cosa fate? Gestisci regole. Nuova regola, qua in formattazione condizionale. Formatta solo celle che contengono valore uguale a letto. Formato, mettete il riempimento il verde. Ok. Applica. Ok. E quindi è verde. Se fate su gestisci regole di nuovo, aggiungete una nuova regola. Valori celle che contengono valore uguale a non letto e fate la stessa identica cosa. Mi raccomando, anche gli spazi sono importanti. Lì per esempio stavo lasciando uno spazio in più e non me l'avrebbe considerato. Nel momento in cui io qua andrò a copiare, mi si ricopierà così. È magia? No, Excel. E niente, questo è tutto quello che alla fine c'è da sapere su questo programma, sul mio archivio e su come farlo. Potete tranquillamente farlo voi. Questo video è stato un po' più lungo, però spero sia stato utile. Spero che qualcuno di voi faccia l'archivio. Eventualmente taggatemi su Instagram, non lo so, mandatemi nelle foto, qualcosa. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che pubblico video ogni mercoledì e domenica. E ci vediamo alla prossima. Ciao!